Eccolo qua, siamo appena ritornati. Ho settato la live e vediamo come va. Vediamo un po' se che dice. Vedete un po' se la vedo online via. È online? Aspetta, aspetta che vediamo che succede quando. Non la riesco a vedere io sul mio. Sì, secondo me. Evidentemente non lo fa. Comunque non me lo dà online. Lo fa solo quelli nuovi. Prova un po'. No, sto sulla live. Vai, vai. Che esce. Non esce nulla. Clamoroso. Ah, perché se no non esce. Ragazzi, prepariamo per la G-Infinity. Oh, se vai a vedere, guarda la live, vieni. Guarda che esce, lo posso fare come prova. Guarda, bam, è uscita. Va bene, guarda, mo esce sullo schermo, eccolo. Ah, boom, Ibra. Visto? Che figata. Slalom. Invita. Sì. No, Oni. Ma volendo poi tu la sfida, ma la potresti fare share play quando io faccio la live? Mi sa di sì, che la puoi fare quando uso il programma grande. Dai, oh, se non gioco la prima di Gfinity, ci facciamo la Champions, la sfida. Spariamo. Ah sì, che sei lei. Sei un mostro.
Oh, mi hai trovato? Eccolo, ragazzi, il pro player Altamura. Raga, questo c'è una squadra solo icone. Raga, c'è solo icone. Ti dico che dietro c'è Maldini e Ferdinand. Il fratello. Però c'è il bastardo di Sané che ti è uscito. Quello va a 376 all'ora, quel balordo. Ma chi è l'attaccante? Zà, quando cazzo lo odio. Ragazzo, gioca contro i bambini dell'oratorio. Mi hanno chiesto un amichevole e ho detto È la prima gara della stagione fra questi rivali, potrebbero essercene ovviamente altre in futuro. vabbè. Che ci fai con Luciano, Pier? Partiti. Che ci fai con Luciano? Ci vinci? Ci vinci? Ecco la formazione della squadra di casa. Si schierano col classico 4-3-3 con due Ma attaccanti lui giocava con esterni. le mani o Piano senza tattico, mani? mi sembra chiaro, puntare i difensori nell'uno contro uno per andare sul fondo e crossare in profondo Ehi, per Zag, che arrivare al prova con i centro piedi a e sciabola a mandare fare il numero. direttamente in porta. Ecco l'11 della formazione ospite. 4-3-3 con falso 9, questo è il modulo con cui scendono in campo oggi. Il tecnico ha Mamma preferito mia, mettere Neymar! attaccanti rapidi, bravi negli spazi stretti, proprio per Hai mettere visto in che t'avevo difficoltà i fatto via con difensori Neymar? avversari con la loro velocità. Passaggio a volo. Barclay. L'oratorio San Giuseppe mette in difficoltà Eric Bauer. Mamma mia, parte in C'è contropiede spazio verso per la andare. porta. Ma subito lo zio Ferdi. Che cazzo faccio Fermazione, con le mie recupera casche il di pallone mettendosi bambolatore? sulla traiettoria giusta. Veramente? Può girare il pallone. C'è la regola del vantaggio, dunque si va avanti. Giusta decisione. Eusebio, Porco Dio, siamo in anzi chi ritardo è? qui. L'intervento Leno del senza portiere braccia in Pellegrini porta, ha tolto mamma la mia. palla letteralmente dalla porta. Un po' Parato difficile forte. Muoviti le per braccia di un Leno che uomo si Bauer. spezzano. Come ha fatto a non inquadrare la porta da lì, Stefano? Sembrava impossibile. E la mancata anche di parecchio Regà, Leno non tempo. c'ha più le braccia, Toccato, chiamate servito l'ambulanza. senza cera. Bravo, Comunque io non lo so, ma Vecchio. perché giocare Il rimessa la match è punta per bene, terra? Visce là piccolo. pure muovo per terra, uguale. Che cazzo, ma siete rincoglioniti il gioco? Kyle Walker. Cristiano. Ci sono metri a disposizione. Ah! Palla riconsegnata agli avversari. Se volevo fare il giochetto, dice, ti ho Zà. passato la palla. Barclay. Parte Zai con la fascia Zà. che va per Sané, Sané Sané. dietro a Walker, Walker, mamma mia zio Ferdinand, adesso è ora Ferdinand del li momento del calcia gol lontani. ragazzi, lo dichiara. Due Barclay. giorni fa ho passato la palla. Oh, Sale Zà. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. ecco il Barclay. gol, Ci prova oddio, mo mi Barclay. segnava Pietro. Kanté. Mbappé. Dai, Palla via, la su, metta bene il Vanne, chi difensore. cazzo è quello Pietro? Ma dai, su, ho anticipato un pallone clamoroso, ragazzi. Vanadonk. Vinaldum. Caramaiella, Zà. sembrava Ora Dio l'inversione onnipotente qui. umano. Sané. Occhio al suo movimento. Sané prova. Sicuro? L'intervento del portiere che fa impresa. Oggi ho vinto 30 euro alle macchinette. Elia si è fatto tanto. Barclay. Sale Oh. Zà. Lo ferma ad un Calma, ovviamente, contropiede. ma mo mi si scoccia, mo ti faccio gol. Ho Kanté. deciso. Tira. Vaffanculo, mi si Recupera apprende il in giro questa pallone. squadra. Ma che Pallone per è? Ma che Eusebio. Il pallone è per Eusebio. Boom! Non ha Occhio al tirato! tiro. Prova a calciare. Ma Sesto tecnico, conclusione che finisce ragazzi, male. chiamate il Palla per Mbappé. falegname e si Che distrutta la pedina. porta. Però nulla da rimproverarsi. L'aveva Che è impostata successo? bene. Guarda. Sarà per la prossima volta. Pallone per Eusebio. Comunque, oh, non Barclay. è scriptata, qualcosa di più, porca maiella. Ma che cazzo ha fatto? Ogni tanto vedi un Fred. giocatore mio per terra, sdraiato. Guadagna metri. Guarda, guarda, Cerca una guarda, 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 piattina, ci guarda, cade per Anselmo. aria. Occhio al pallone Aiuto! per il prossimo Grande il mostro. minutaggio. Comunque poi para Parata tutto. spettacolare, in tuffo per il portiere. Va bene, ricostruiamo la manovra. Andiamo a fargli male. Eccolo, si è bucato Pietro. E lo vede Eusebio. VAR. Boom! Eusebio Ma conclude con dai, la su, io palla non ci dritta. È credo. mancata solo un po' la mira per finire la Ma sfera dai, nel su. portiere. E Ma sì, guarda. però non è uscita.
uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava sì, già il gol. Ma vaffanculo, va. L'ho fatta, non hai visto la tirata, fughi Fagiani, ha visto Luciano di Gioia e ha passato subito la palla. Neymar, pallone per Eusebio, giocatore della classe in mezzo. Guarda Neymar, ma dai, ma come si fa a passare la palla così? In tribuna mo ti mando, porca di quell'accia brutta. Sia a livello di squadra che per Bulo. Preso il pallone d'oro del 65. Sa che si porta via De Sailly e Ferdinand, hai visto? Si riporta proprio a spasso. 700k che si distrugge con un giocatore da 2 milioni alla grande, vai, così, fai FIFA, divertiti, prenditi in giro. Mo cambio il nome alla squadra, cambio. Oddio, che dolore! Oggi ho vinto 30 euro e mi ci carico i crediti. La fitta, ancora lui, Neymar, rete! Ho fatto un bel gol. Un bel gol. Ha tirato una fiammata per amore. Fiammo. Aia, subisce il colpo il signor Pietrino. San Giuseppe, chiamate San Giuseppe, ragazzi. Ha subito il colpo. Chiamate San Giuseppe. Chiamate tutti. Il colpo è subito. Tenta ancora Ronaldo il raddoppio, ma Ronaldo è entrato in porta. Ha scambiato il pallone per la rete. Oh mio Dio, parte Sané. Subito lo zio De Sailly. Grande Marcelinho. Ottimo recupero di Marcelo. E dai, su Mbappé, dai, 7 milioni di euro sprecati al vento, riparte Marcelo. Finta di Neymar. Per Eusebio. Ecco Eusebio che vede Neymar. Mbappé che va. Ma io ha tirato la palla, via. Io l'ho volata a Neymar, ha dato la palla a Mbappé che stava a Giulianova con la macchina. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Si abbassa per ricevere il pallone. Pallaccio. Ed ecco che si appresta a battere la triade Marcelo Eusebio. C'è un cambio di tiratore. Vogliono CR7. E palla CR7 che si appresta la porta. Finta. Tiro di Neymar. Mamma mia. Non va. Pallone per Eusebio. Pum. Comunque dice che minuto è. Che schifo. 46esimo. Hanno raddoppiato. Adesso sono avanti 2-0. Comunque ha mantenuto la squadra finché avevi la stamina del giocatoriale. Ma è acciaccato per 3-4 minuti. Poi Zà si è offeso, ha visto De Sailly, ha detto ui comando, poi un CD. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Neymar. Kanté. Il pallone è per Eusebio. Eusebio che ha fatto? Ti ha lasciato la palla. Mamma mia. Hai visto che trattore. Te l'ho distrutto. Visto è entrata sopra e te l'ha sfracchiato tipo c'è un maragno. Ma che fa siamo atto? Quello c'ha una forza clamorosa, di sei lì. Oh, ho fatto entrare due veloci rapida. Aspiliqueta. Fino a mo' tutte le volte che è entrato Lozano ha segnato sempre. Eccolo, è partito CR7. Mamma mia, CR7, io entro in area di rigore, finish! Oh, oddio, Seleno che si smonta i guanti. Mamma mia. Cercano spazi. Finte di Neymar, lo vede dentro. Mamma mia. Patrick! No. Ti devo tirare con Neymar e ti ha resignato. Vorrei dai. La Stefano Lanz su Neymar in calma. 45 minuti. È partito zio Lozano. Entra dentro. Lo zaino. Cross. Ma perché la mette sembra Biera sentendo di stare Ronaldo e Neymar? Che fa si trova il giochetto? Lozano.
Cristiano. Attenzione a Neymar. Attenzione il pallone lì. Per questo io dico, la palla può andare da tutte le parti del campo, a me non si può fallire da lì. Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. Zio Hazard. Recupera palla intercettando bene il pallone. Walker. Ci sono metri a disposizione. Bravo. La manovra interrotta. Ho fatto senza fin da volo di entrare dentro, ma l'ha capita. Barclay. Cerca. Eccolo, San Pietro tenta di fare il gol del pareggio e il gol di rigore. No, la porta. Dico, che rigore ha fatto? Ma che fa? Vabbè, ma non può fischiare falli così. Cioè, io non lo so. Vorresti segnare? Ed eccolo, zio. Respinge la barriera. Eccolo. Io l'hanno modificato il tiro così come. La stoppata a 17 metri. I compagni lo rimproverano. Perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si sì. È facendo ingolosire. Sperava sicuramente miglior 7. Lucas. Fred. Quello c'ha 7 skill più del tempo. Il difensore nel recupero. Kanté. La palla finisce fra i piedi di Viera. Occhio al suo movimento. Porca maiella, oh, per fortuna il pallone rimane sempre attaccato al giocatore quando si stoppano la palla. Per fortuna, che se l'avevano tolto, ci uscivano i morti. C'è il pressing. Dai, su. Sané. Visto come l'ha allungata? Oh. Ah, dai, te l'ha ridata, su, clamoroso. Ma perché fa così sto gioco? Wijnaldum. Guarda là, visto che sto per faccio già la palla a 17 metri. L'ultimo tocco è il suo. Ahia, ragazzi, arriva la sostituzione. Si arrabbia il mister, leva. Dice una riga. E fa entrare Timo. Il Timo ha bisogno del gol. Sarà rimessa laterale. Desailly recupera il pallone. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto. C'è bisogno di forze fresche. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Eccolo, è partito lo zaino. Palla lunga di Cristiano Ronaldo. Parte il tiro. Come ha fatto a pararla? L'intervento del portiere vale come un gol. L'avevo vista dentro. Dici, ragazzi. Oh no, ha crashato. Oh, via, è crashato. Ha crashato Pierre. Capito? È caduta la linea. Ha crashato. No, si è crashato Pierre. È uscito da parte. Il tiro è troppo forte, ha rotto le antenne, capito? Ha rotto le antenne di internet il tiro lì. Ha crashato. A poco succede. Hai visto il bello che non mi fa andare avanti manco a me con la partita? Ma io non mi farò. Sì. No, ma io non ce l'ho certo con la schermata. No, tu lo vedi, io a me non mi si vede con la schermata mia. Però mo è uscita. Sì. La sposa apposta che mi comanda, no. Allora, 18:41, fra 4 minuti dobbiamo fare il check-in, ragazzi, check-in. Dobbiamo fare il check-in. Oh, che mi consigli di comprare le sfide lì? Me le compro, mo?
col tiro di Lozano esplose il Monaco. L'abbiamo letto in live. Ragazzi, però la parrocchia in realtà non ha pagato la bolletta, quindi è caduta la linea. È venuto a staccare il sindaco. Immagini, via. Che fatto? Timo, ma ti è ripartita la live a te? Sì, è ripartita. Quella si blocca. Sì. Ti piace come squadra, via? Stamattina mi sono venduto Coman e ho comprato lo zaino. Sono curioso a vedere le sfide che escono. Ad esempio, questa sfida qua la devo fare Nino di Liguale, che non l'ho fatta. Miglior giocatori. No. L'altra l'ho fatta, dai, già. Le altre due che mandano, speriamo. Adesso ragazzi, compriamo 160 milioni di FIFA point per vedere se mi esce Gesù Cristo. Nel frattempo che aspettiamo 2 minuti, facciamo il check-in. Benvenuti sul canale di Eli Popper. Vai, vai, aspettiamo che sto Gimbi, vediamo un po' chi ci sta, che stasera ci accoppa. Comunque ieri sono stato sfortunato, mamma mia, con quello. 2-1 al 117esimo ho perso. Clamoroso. Ah, è vero? Come le vendi? Grande! Ciao Darkone! Come stai, caro? Oh, ma stasera ti sei lanciato le cinture che è a Liverpool con ma ci sta il Schumacher per la faccia. Stasera comunque è da vedere. Stasera tutto il mondo tiferà Milan. Secondo me il PSV batte l'Inter stasera. Sì, raga, batte l'Inter, sicuro, al 100%. Se ne esce l'Inter, spacco tutto. Un attimo, rispondo al telefono. Pronto? Dimmi. Esprimi, no, non ci vado a fare l'allenamento, non c'ho voglia, io non c'ho voglia, sto a casa, mo sto a giocare, ma non c'ho voglia di andare a fare l'allenamento, no, assolutamente per no, sto aspettando che mi chiama un'altra squadra. Quindi, va bene, ci sentiamo tra un po', vedi se mi può cucinare qualcosa pure a me un po'. Che salvo, ciao. Se riesco, sì. Ciao. Mi sentite, raga? O Dark, secondo te vince il Napoli? Comunque, Ren, vogliamo fare una cosa figa, raga. Facciamo una promessa.
se stasera il PSV Eindhoven batte l'Inter, ma ti immagini se ne escono tutti e due gli italiani stasera? Sì, secondo me il PSV passa e Liverpool pure. Eccolo ragazzi, adesso facciamo, avete sentito l'audio, sì? È arrivato il momento del check-in, il check-in. Dai, dai. Pareggia 1-1? Mamma mia, però ci sta Momo Salah che va a 376 km/h sulla fascia. Gli hanno fatto la multa di limite di velocità domani. Gli ha detto, guarda che te ne devi giocare contro il Napoli, Jolly, no? Contro l'uomo scufo. Cioè, voi siete pure fortunati, perché Salah praticamente si è scatenato tutto in campionato. Cioè, capito che cazzo di culo che c'è il Napoli? Che va su con la faccia di merda d'Angelotto e a bocca. Che? Quello è un traditore, l'Angelotto è un traditore, non è un allenatore. Quello è un sacco di merda di vestito pieno di pannocchi. Io davvero milanista, tifo solo il luppolo. Sì, segna Mané? No, secondo me Mané non segna. Mané è troppo impegnato a vendere CD in tribuna. Allora, vediamo un po'. No, ma comunque veramente voi ve la giocate con tutti i neri che c'è di squadra pure con il palico va bene ci va volando la tribuna volando. Allora sto a fare il login, facciamo il login e diamo la conferma alla Gfinity che il bomber c'è, il bomber è lì sta un'altra parte, vai. Check-in, eccolo qua, ci siamo incheckinati. 11 minuti e si parte, ragazzi. E si parte per le Bahamas. Tutti che si parte. Ah, 11 minuti e sappiamo le sfide. Comunque, bella una delusione è stata, raga. Porca maiella. Ma hanno detto che Bagayoko è buggato, vero? Stasera, dopo la Gfinity, ci sarà una super live di Fortnite. Pro player Nico Hall, che fa 13 kill solo lui. E c'è, ecco, c'è anche il secondo problema, era Altamura che viene dalla fabbrica della parrocchia di San Gabriele Armeno. A San Giuseppe, ragazzi. Viene da San Giuseppe ha detto che porta solo Kalashnikov e bomba a mano. Faremo una super live di Fortnite. Una super, c'ho la sposa che mi scrive di continuo. L'Inter, ma Odak, come fa a rischiare l'Inter? Guarda che l'unico che rischia in Italia che non si qualifica siete voi, che andate a giocare a Liverpool. Quelli a Liverpool stasera vi mettono giacca a vento, piumino, cappotto, guanti e poi e la termica. Comunque veramente sarebbe da giocare qualcosa sul Napoli. Che perde. Quanto è dato che se ne esce il Napoli dalla Champions? Beh, guarda che se perde con il Liverpool va primo in classifica, se perde con gol di scarto con Liverpool, il primo che va nel coso in classifica. Beh, ma se perde rischia che esce fuori.
Ah, sì, è vero, è vero. Cioè, raga, in gente Liverpool sta 1,64. Sapete che significa? Che stasera là ci vuole veramente. Avete portato il camion della pallacanestro? C'è qualcosa dovete portarci da. Cioè, guarda che il Napoli rischia forte, raga. Perché tu pensi una cosa. Il Paris Saint-Germain gioca con la Stella Rossa del Belgrado. Praticamente significa che sta gioca contro il Teramo Calcio del mio paese. Quelli là, praticamente stasera tra Mbappé e Neymar esce Mbappé, Neymar, Toti, If e contro If, cioè capito? Guarda che veramente se va a 9 punti il Liverpool senti che aria. Comunque raga, io sono obiettivo. Allora, mi fa piacere se passa in italiano, però se se ne esce il Napoli stasera è come se se ne uscisse la Juve, capito? Golo. Golo. Io, no, no, l'Inter la voglio far passare a due turni, almeno se no dopo che cazzo non parlano più, in campionato si sono persi a funghi. Cioè, no. Ma il Tottenham col Barcellona? Sì. Proprio ogre. Ma no, in campionato perché la Roma non viene, cioè non capisce che la porta. Ha detto Dac doppietta di sonno. Porca maiella. Oh Dac, hai fatto rompere sonno. Ma devo chiamare il mister, glielo devo dire. Non fate giocare sonno. Segna Eriksen stasera, segna, segna. Quello è forte, forte. Bye. Sì, Gullit non puoi uscire. Che cazzo si è di? Perché c'è uscita? No. Che Gullit no, non c'è il Prime, scusa. Che cazzo dici? Ah, raga, faccio una prediction. Il primo pacchetto quando escono i Toti mi esce Cristiano Ronaldo. Apriamo i pacchi, tutti quanti le merde del gruppo, gli dico le bombe. Pronto? Ma le forme fisiche a quando stanno? Ma si possono comprare oppure stanno ancora a funghi? 1.400, ma che fate di trovare? Sì, ora raga mi vende Viera per comprare le forme fisiche, e qui qua c'è un affare. Vabbè, 1.200 ci stanno, raga. Sì, ma comunque questo sto fatto sale l'anno scorso non era così buggato, ma perché? Oi Marco, ciao Marchetto, il Milan gioca stasera la Coppa del Nonno, vieni a casa mia, insieme al presidente, capito? Lo sapevi? Oh Marco, dai, però non essere, non, ma tu sei, si vede che sei proprio juventino sfegatato, qua, ti si vede il cervello, non lo vedo, ma te lo vedo. Purtroppo devi capire che a Milano noi non vinciamo più le coppe, perché se no devono rifare la bacheca delle coppe, capito? Allora, noi vi facciamo raggiungere, andrà poco lì che rivinciamo qualcosa.
Intanto ma noi ci dobbiamo comprare attaccante, Papastathopoulos. Cioè, come le forme fisiche sto a fa botte, ma che, ma stasera vieni nel party? E Milano siamo noi! Però perché, Marco, perché ringrazi Sam, mi dici le cose su Milano? Iniziamo a parlare del Napoli, che è la squadra più forte del mondo a beach volley, e iniziamo a parlare dell'Inter che gioca a racchettoni. Sì, Pasquetta è arrivato, è proprio Natale, hai visto chi cazzo ha comprato il Milano? È scandaloso. No, Dark, mo ti ripeto una cosa, il Milan, dopo una squadra argentina, è il club più titolato al mondo. Perché in Argentina, quella la squadra argentina che mo è diventata una delle più tirate al mondo, se le compra le coppe, va là, quello che compra le coppe, dice ho vinto questa, e gli ha dato la coppa. Lo so Marco, manco io, non mi permetterei mai, amico mio, che fate stupido. Però io esce sera veramente, Napoli Inter la vedo veramente male. Dice, presente quando tu proprio ti vedi male. E io li vedo male, malissimo. Guarda, mi si è rotto il microfono, che cazzo di palle. Mi si è rotto il microfono a Marco, raga. Vabbè, ma cambiati le cuffie, la cinese, ci sta la cinese, sta solo a Chieti, Gino a Chieti. Ma la cinese, occhio che non vendono a te. Il Napoli come fa ad essere già passato? Non può essere passato. Se vince il Liverpool con un gol di scarto in più del Napoli che ci ha vinto, passa in il Liverpool. Sai, Dark, la buccia di banana, top. Oh, Dark, non andrei a mangiare banane. Oh, raga, sono le 59, stanno uscendo le sfide. Dobbiamo spegnere e accendere il menù? Alle 7:59. Ah sì, l'Inter è già passata. L'Inter è prima in classifica. Lo so, il Napoli rischia forte, raga. Ed ecco, signore e signori, 18:59. Nico Halle sarà per fare le sfide più grandi. Oh, Nico, ti esce una bomba, me lo sento. Ti esce almeno uno con overall 86 più. Ragazzi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sono le 7. Andiamo a vedere se ci sono le sfide. E nel frattempo, quindi è ripetibile, quello non scambiabile. Sì, ma ce ne sono troppi, dice per le chiamate, sono scambiabili. Vedo i soldi, porca madonza. Insigne è devastante. Mamma mia, questo è quel secondo tempo, lo metti per 76 allora. Non lo vedi più in campo. La prima, SBC 19, Barca. Barcellona, Liverpool, Bayern, Monaco, Ajax, che sfida.
No, no, mangiamo, tu mangi. No, no, vedete voi perché io sto a fare già la sfida quella là di giocatori. Sì, ma se non le fai subito, no, si alzano. Sì. A provarci al fama, non ci riesco, raga. Allora, i giocatori rari sarebbero quelli oro, no? Minimo 6. Ce li mettiamo su un piede. Tanto se non la facciamo la sfida, la possiamo anche domani è uguale. Ma sta a fare quella UCL. No, quella che costa di mano là. Trasferimenti, mercato, nazionalità argentina, qualità oro. Ma no, qualcuno che costa poco. Eccolo, ma contattato l'avversario.
Poi devo aspettare l'avversario perché dopo la sfida. Buona ragazzi, buona. Allora, devo comprare difensore centrale e terzino destro. Comprando questi che faccio. Presi, allora rifaccio. Vediamo che ci esce, ragazzi. Eccolo, ma ha fatto la richiesta. Il mio avversario, ragazzi. Intanto che l'avversario è arrivato, abbiamo questo qua come scambiabile, ce l'andiamo a degustare con la speranza che esce almeno una bomba. Vai, due premi uccelli in arrivo. Come che palle, dovrò andare. Brasile, terzino sinistro, che schifo, 80, Ismaili, che cazzo di schifo ragazzi, Babà, Ismaili e Babà, un Babà uccide raga, sì, Babà uccide. Sì. Va bene, ora mi devo concentrare, raga. Devo giocare contro il mio avversario. Accetta amico.
Leonardo è pazzo, Leonardo è pazzo. Vai, è andata la prima di Gimfini. Oni, te la studi, poi la facciamo la sfida. Aspettiamo l'invito del mio avversario. Amore, tu che mangi? A me che mi riporti? Corretto? Niente, ora ci aspetta che mi invita. Infatti ti ho chiesto se mi puoi riportare qualcosa. Ma mo si è alzato, se no si abbassa quello. Secondo me. Chiamo il mio sfidante quando ha fatto in fuga. Ho fatto 20, ora uno lì. Vediamolo, entra l'avversario, ragazzi. L'avversario di bomber. Aubameyang, Martial, Mahrez, Eriksen, Fabinho, Fernandinho, la puttana sorella. Ah, poi c'è una scuola normale. Vediamo, speriamo di farcela. Ma che mi rappresenta a portare scuola senza allenatore?
la prima gara della stagione fra questi rivali, potrebbero essercene ovviamente altre in futuro. Si parte. Ecco la formazione della squadra di casa. Oggi hanno scelto il falso 9, 4-3-3, non c'è un centravanti di ruolo. Il ruolo della giocatori rapidi, bravi, sia con i piedi che a finalizzare. Ecco l'11 della formazione ospite. Optano per il 4-3-3 con due esterni d'attacco defilati, pronti a sfruttare gli spazi creati dalla punta. Modulo interessante, spregiudicato quanto basta, dovrebbe regalarci parecchio le emozioni. O almeno è quello che ci si augura. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Cercano il buco nella difesa avversaria. Palla che è uscita, decisivo qui il pressing del difensore. Kyle Walker. Ferdinand col pallone. Desailly recupera il pallone. Kanté. Walker. Mbappé. Kyle Walker. Palla in out, sarà fallo laterale. Walker. Vieira recupera il pallone. Oh, Ronaldo, mi ha rotto già il cazzo, già due volte. Prima ha anticipato Van Dijk, ora ha anticipato la sorella. Cioè, non lo so io. Azione interrotta. Dai. Mares. Conclusione, sì, ragazzi. Ha provato a metterla dentro con l'interno, a giro, ha esagerato con la potenza. Bel tentativo comunque. Marcelo. Neymar. La palla finisce fra i piedi di Vieira. Neymar. La mette bene dentro Neymar. La spazza via. Ma dai, sono fatto un lancio di 50 metri preciso su Martial. Qui c'ha i piedi, manco Ronaldinho e Betembi. Cristiano Ronaldo. La mette bene dentro Cristiano Ronaldo. Angola. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. Sempre lui, Eusebio. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Aubameyang. Mahrez. Fabinho. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Quindi domani si abbassano. Vieira recupera il pallone. Neymar. Kanté. Pallone per Eusebio. Neymar. Neymar 2-0. 2-0. Che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Pericolo, ecco il tiro. Fernandinho. Eriksen. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Walker. Pallone per Eusebio. Kanté. Kyle Walker. Premia la corsa sulla fascia. Pallone che finisce in fallo laterale. Walker. Parte Eusebio. Mamma mia, Fabinho su Eusebio. Il nome di Eusebio è legato indissolubilmente a quello del Benfica, un connubio che ha portato parecchi successi al club di Lisbona e allo stesso giocatore nato in Mozambico. Nel 1962 vinse la sua unica Coppa dei Campioni, la finale contro il Real Madrid, dove segnò anche una doppietta. Prova col lancio lungo. Mahrez. Martial. Fernandinho. Martial. Eriksen. Pericolo Aubameyang. La palla finisce fra i piedi di Vieira.
La stagione 97-98 di Viera all'Arsenal si chiuse con il double Premier più FA Cup, con la vittoria anche del Charity Shield sul Manchester. Come fuori gioco? No. Come cazzo ha fatto la fuori gioco? Che stavo dietro il pallone. Era proprio leader in campo e fuori. Il collaboratore ha alzato la bandierina per segnalare la posizione di offside. Rete annullata tra le proteste. Aubameyang. Palla che torna nuovamente in possesso agli avversari. Marcelo. La palla finisce fra i piedi di Viera. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Arbitro dice che fallo, si ripartirà dunque con una punizione. Buono il recupero, possono ricominciare. Buona l'idea di Eriksen. Palla buona per Aubameyang. Un intervento che vale come un gol. Occhio all'occasione. Mamma per mia, ragazzi, fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione. I riflessi fuori al comune. Marcelo. Si riprenderà con la rimessa laterale. Rimessa battuta male, pallone regalato agli avversari. Ma che cazzo di palle fa? Si riprenderà con un calcio di punizione. Posizione defilata, probabile che decida di crossarla nel mezzo. Palla che termina in out, dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Mahrez, Eriksen, Fabinho. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Pallone recuperato senza problemi qui. Si giocherà ancora per due minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Pallone per Eusebio. Occhio, cerca l'area di rigore. Cristiano Ronaldo. Neymar. Cristiano Ronaldo. Palo. Palla che finisce sul palo. Ah, la vaffanculo. Arbitro che dice che può bastare per adesso, ovviamente. 2-0 dopo i primi 45 minuti. Ma è pericolosa la partita perché i giocatori vanno a cazzo di cane in campo. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Cioè, se non faccio il 3-0 ci sto sempre preoccupato. Martial. Occhio Eriksen, bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Ferdinand col pallone. Gestiscono comodamente il possesso palla nella propria metà campo. Vieira recupera il pallone. Ancora un passaggio perfetto. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Vorrei una valutazione da Stefano Lava su Neymar in questi primi 45 minuti. Ha offerto un grosso... Martial! Pallone che trova il palo, palla ancora buona. Portiere che tira un sospiro di sollievo, salvato anche con un pizzico di fortuna. Si dispera, ma era difficile fare meglio in questa occasione. La mette bene dentro Neymar. Nessun problema per la difesa su questo traversone. Lottin. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Si ripartirà con una rimessa laterale. Lozano si abbassa per ricevere il pallone. Recupera palla intercettando bene il pallone. Buona l'idea di Eriksen. Prova a andare, poteva scegliere forse una soluzione migliore in questo caso. Difficile che possano sperare di rimontare lo svantaggio affidandosi alle conclusioni dalla distanza. Ma ha provato a pescare il jolly, eh? Non gli è andata male, anche se la palla è terminata fuori non di molto.
La palla finisce fra i piedi di Viera. Cercano spazi. Si scambiano bene ripetutamente il pallone. Sventa qui la minaccia. Lozano. Vieira recupera il pallone. Hazard. Prova CR7. Ah, dai, che palla, tanto come. Salgono le torri, è pronto Marcelo dalla bandierina. CR7, grande riflesso del portiere, che dice di no. Un altro ottimo tocco. Eriksen. Douglas Costa. Aubameyang. La palla finisce fra i piedi di Viera. Palla recuperata, azione interrotta. Hanno perso palla. Ci sono metri a disposizione. Ha perso il pallone. Possibilità di contropiede. Poteva essere una buona occasione, ma qui si sono sistemati. Gran dribbling. Non ha dubbi l'assistente. Eriksen è in fuorigioco. Kyle Walker. Lozano. Werner. La palla finisce fra i piedi di Viera. La stagione 97-98 di Viera all'Arsenal si chiuse con il double. Punizione da posizione decisamente favorevole questa. Pubblico col fiato sospeso quando calcia CR7. Vedremo se ci regalerà un'altra delle sue perle. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Può metterla in mezzo. Buon pallone di Hazard. Cross che si perde. Eriksen. Werner. Ecco Hazard. Ha spazio per il cross. Pericolo scampato, decisivo il difensore. Occhio alla ripartenza. Eriksen. Eriksen. Eriksen va via. Pallone importante per provare a riaprire la gara. Sì. Io no. È una partita bruttissima. Brutta. No, questo meritava di fare il gol, non l'ha fatto. Quanta volte ha tirato quel palo. Palla che scheggia i legni e finisce fuori. Poteva fare sicuramente meglio qui, ha calciato da pochi passi, aveva tutto il tempo però per prendere la mira e inquadrare lo specchio della porta. Occhio al suo movimento. La difesa sembra messa male, attenzione. Sì, non buona l'organizzazione difensiva. Kanté. Vieira recupera il pallone. Hazard. Cristiano, attenzione al tiro, respinge il difensore, ha perso il pallone, non ferma il gioco l'arbitro, ha dato il vantaggio, Memphis, pallone profondo, pericoloso, si alza la bandierina, tutto fermo, lo scatto era perfetto, forse con un istante d'anticipo. Aveva gustato l'occasione importante, ma non aveva fatto conti col guardaline. Palla larga per Hazard. La palla finisce fra i piedi di Viera. Kanté. Un'altra bella trama, una fitta rete di passaggi perfetti, la manuale. Sì, Pier. La squadra sta... Cerca la rete. Si immola il difensore. Partono in contropiede. Lozano. Non è solo. Fernandinho. Attenzione per... Ottimo intervento del difensore, ma non è finita. Ci sono metri a disposizione. Ecco Aubameyang. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio.
Va a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto resta da giocare. Matteo, ancora due minuti al novantesimo, Pier. Bene così. Buona l'idea qui. Palla interessante per Hazard. Lozano. No, se avessero concretizzato questa occasione, sarebbe stata virtualmente chiusa la gara. L'extra time sarà di 120 secondi. La panchina non l'ha presa bene, si aspettavano un recupero più corposo. Walker. La palla finisce fra i piedi di Viera. Kanté. Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Aubameyang profondo. Memphis. Tentativo da sottomisura, non un granché però. Ecco il triplice. Si parte. Mahrez. Mahrez. Conclusione che ha superato di poco la traversa. Ha provato a metterla dentro con l'interno, a giro, ha esagerato con la potenza. Tutti questi. Andiamo. Andate. Ah, se fa il torneo pure giovi. Sì. Se fa il torneo pure Cosimo. Se fa il torneo Christian Fenzi. C'è uno che si chiama Joker. Pico Zac, ci sta il girone mio, che quello arriva sempre 3.5. Ci sta, vabbè, nel frattempo che aspettiamo l'avversario. Oni, quando le pagate la sfida quella là, la Champions? Ti dici, ma la paghiamo uguale? Ma di... Niente.
Mi aiuti tu dopo. Guarda, tanto scriptato la partita, mamma mia, che cazzo di ritmo era. Mamma mia, un massacro, eh. Vediamo chi mi capita. Secondo turno passato, andiamo, siamo sul terzo turno. Che fatto? Che fatto? Qual è il mio parco? Oh, Pizza ha vinto 10-2. Ma che cazzo giocare con Genoa? Cazzo di scandalo. Sorry.
Ce l'abbiamo solo un po' di lascia aspettare che c'è qualcosa. Ma non esce nulla. Non esce nulla. Ragazzi, non esce nulla. Come ve lo devo dire? Giapponese, tedesco, English, non English. Ce l'abbiamo solo noi e lì. Salute. Vediamo il mio secondo avversario chi è, va? C'ho il mal di testa, mi è scoppiato l'atomico. Sto prendendo il culo. Gioca l'Arsenal, gioca l'Arsenal. Pure è sceso Walker. È sceso una frega. Lo Ronaldo è sceso tanto, stava a 3-3 e mo sta a 2-9. Devo sbagliare un bagno. Il mio avversario non esce. Si è ritirato. Vabbè, intanto noi ci vediamo. Ciccio bello. Cioè, Ronaldo sta con i massari di prezzo. 15 milioni, 9 milioni e 2, 9 milioni, ma che fate se imbazzeri questi? Ma che cazzo vi pensate? Che milioni li trovate per terra? Su quel YouTube? No. 6 milioni e 100 Ronaldo. 9 milioni e 100.
Praticamente. Ma che ci ha fatto con quei crediti? Scusa. Che ci ha fatto? Ma mo ci gioca a FIFA, che cazzo ci gioca a fare? Tu perché non gli hai spezzato un braccio? Ah. Quella di Pellegrini, però. Io mo mi tocca aspettare a trovare il Totti di Cristiano Ronaldo. Quello che mi dispiace, che non la devo comprare. Te l'ho detto, mi esce. Sì. Però c'è solo 94 di fisico, non mi piace 94 di fisico. 99 di tiro, praticamente quando tira sfascia la porta, casca per terra, si rompe pure la rete. Ma che fate, no? Quando uscirà poi appena esce? Quando costerà appena esce? Cento per cento inox? Come acciaio? Acciaio inox? Mamma mia. È allucinante. È come quando vedi Salaga anticipare di testa di Salì, uguale, stessa cosa. Tu prendi una mazza, vai là a quelli di Vive, fai tu con gli chiami, pum, mi pega schedendi. Pico Zac. Quarantanove iscritti stasera. Mamma mia, che sonno, raga. Mi si chiudono gli occhi. Cioè, questa ora mi si chiudono gli occhi. E sto messo grave forte. Giovi ha vinto 9-1. Porca miseria, ti riparo. Nether ti ha invitato. È uscito il mio avversario. Vediamo quando ha vinto, va.
4-1. Mm-hmm. 4-1 è forte. Che dico, è forte. 4-1 è forte. Speriamo che non mi capita la partita di prima. Ma... adesso il mio avversario quando ha fatto i butti c'è lungo, ragazzi. Bendy, anche lui. Capì? Mano. Vai ragazzo, vai, vai. Entrare. Al massimo. Aspettiamo che l'avversario entra. Poi non entra, dai, entra, su. Entra. La tensa 4 almeno. Andiamo di squadra, Gianni. Mbappé, Pogba, Mahrez, Kanté, Neymar, Sergio Ramos, Varane, Jordi Alba, Walker e Courtois. Una bella squadra, già. Prima gara della stagione fra questi. Ha messo pausa. Ha già messo pausa. Se fa un cambio viene eliminato, lo sai? Sì, ma come fanno poi a mostrare che ha fatto il cambio? E come fai a fare lo screen? Che te lo inventi? Che sto col telefono per esempio. Sì, se tocca subito start se ne va subito. I vari potrebbero essercene ovviamente altre in futuro. Esatto. Neymar è annunciato in buona condizione come uno dei protagonisti di questo match. È uno che può accendere la partita in qualsiasi momento. Non potrebbe essere altrimenti, Pier, da uno come lui è lecito attendersi in numero. Mamma mia, cricchio di Padova. Sua immensa classe. Ma che ha fatto il gameplay? Vanno a 300 giocatori. I padroni di casa si affidano a un 4-3-3. Oh, palla mia, Outers, il pallone per farlo correre il giocatore. Dispongono di attaccanti rapidi in grado di mettere in difficoltà i difensori con la loro velocità, specie negli uno contro uno. Prevedo parecchi di questi duelli oggi. Questo è l'11 della squadra ospite. Tecnico che ha scelto un 4-5-1 però trazione anteriore. Probabile che i due esterni di centrocampo saliranno per dare una mano due giorni fa, perché di possesso palla, 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 palla. Vai, 4, vai, 3, Neymar.
mette bene dentro Neymar. Il cross non era male, ma nessuno è riuscito ad approfittarne. Neymar. Paul Pogba. Kanté. Rabiot. Buon possesso palla, caccia di spazi. Mbappé! Portiere che blocca senza problemi. Il pallone è per Eusebio. Cristiano Ronaldo cerca l'appoggio al compagno. Tocco impreciso, pallone recuperato. Paul Pogba cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Buona lettura di Marcelo che allontana il pallone. Kanté. Lancio di Kanté intercettato. Lottin. Vediamo se riesce a liberarsi per il tiro. Interrompono bene l'azione. Brutto passaggio, recupero facile. Marcelo. Buon pallone filtrante. Neymar. Cristiano Ronaldo. No. C'è il rinvio di Jordi Alba. Cristiano Ronaldo. Tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile. Dei. Con due giocata, comunque è troppo forte, ragazzi, se la mamma. Camariella, ragazzi. Cristiano è Cristiano. Cristiano! Se qualcuno aveva dei dubbi sulla capacità di Cristiano, eccolo servito. Ha una media di gol eccezionale, Pier, da fantascienza. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. Si allaga Nico, si fa come fa il solita cosa. Pogba. Ha dato una laggata che la morosa. Neymar. No. Jordi Alba. Si allagga, hai capito come fa? C'è spazio. Non mi fa chiamare il custode. Ha visto il pallo in questa circostanza. E lascia correre. Occhio a Neymar. C'è un buon anticipo. Che schifo. Pallone per Eusebio. Cattivo di merda. Il nome di Eusebio è legato. Ma guarda caso, fino a mo' la linea sempre perfetta. Mo che sto a vincere, si è demolita la linea. Nel 1962 vinse la sua unica Coppa dei Campioni, la finale contro il Real Madrid. No! Il 2-0 mi sono mangiato. Paul Pogba, Mahrez. Intercettano bene il pallone. Neymar. Kanté. No, vabbè, ma dove cazzo ce l'hai, vieni? Cioè, le scimmie, vieni. A giro ha tirato sopra la traversa di 18 km e milioni di non si sa che. Mahrez. Paul Pogba. Kanté. Walker. Palla interessante dello spazio. Ah, vaffanculo, Rona, va. Dai, sei giorni fa stai in fuori gioco. Stavo a terra, ma io quando... Paul Pogba. Mbappé. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Aubameyang. Posizione buona per il cross. Palla schizza via dopo il contrasto. Mbappé. Kanté. Cristiano Ronaldo. Occhio alla porta. No! Un millimetro fuori dal palo. Comunque, oh, prendo la palla io, la gasemmi, che schifo però.
ci ha pensato due volte. Un applauso per il coraggio. Che schifo, sta laggati con Dio. Cante. Come vedi, queste dovrebbero essere partite che uno le riprende, gliele manda, tu non puoi giocare più a Gimpini. Attento qui il portiere che recupera. No, no, le prove. Ma no, c'è il video, io sto a fare la diretta. Mamma mia. Rimessa con le mani da buona posizione. La palla finisce fra i piedi di Viera. Mbappé. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. L'attaccante non arriva, palla fra le braccia del portiere. La palla finisce fra i piedi di Viera. Neymar prova ad aprire verso il compagno. Vedremo se riusciranno a sfruttare questa rimessa. Marcelo. Il pallone è per Eusebio. Kanté. Ancora un passaggio perfetto. Si giocherà ancora per due minuti. Torna indietro per prendere il pallone Cristiano Ronaldo. Kanté intercetta bene il passaggio e interrompe l'azione. Aubameyang. Finita. Non così primi 40. Ma potevo chiudere, invece sto qua, sempre lì. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Che schifo con questi trucchetti di merda. Aubameyang. Guarda, guarda, non è... i giocatori vanno a spasso per il campo, per i cazzi loro. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Ma scusa, ma non gli cade la linea? Ha provato a giro, palla che è finita abbondantemente sul fondo. Sì, la conclusione non ha preso l'effetto voluto, ne è uscito fuori un tiro completamente sballato. Neymar. Aubameyang. Passaggio intercettato. Pogba. Neymar. Cioè io non riesco a giocare, oh, non riesco manco a passare la palla, raga. Aiutatemi, io non riesco manco a passare la palla. Neymar. Buono l'1-2. Lottin. Occhio a Neymar. Capito, Nino, non riesco manco a passare la palla. Posizione invitante. E la zolla di Neymar ha segnato già diversi gol in carriera da lì. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Chiedo a Stefano Nava un giudizio su Cristiano Ronaldo fino a questo momento. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri. Arriva il fischio dell'arbitro dopo la segnalazione del guardaline. Dunque si riparte col calcio di punizione. Sì, fuori gioco che c'era. Giusta l'interpretazione dell'arbitro. Paul Pogba. Cercano spazi. Murato dal difensore. È in posizione da cross. Che pezzi di merda. Guarda, è allucinante quello che sta succedendo. Capisce tutto, intercetta il lancio di Neymar. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Ferdinand col pallone. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Ha sbagliato. Ah dai, Walker, perché non ti butti sotto la macchina, dai. Mamma mia, che cazzo ha fatto un Walker, clamoroso.
Cioè, raga, però non è giusto quello che mi sta succedendo. Guarda che se lo mando veramente è ridicolo quello che sto però è Obbligato la giocando. rimessa con le mani. C'è una doppia sostituzione. Il tecnico ha deciso di mandarne in campo due in una volta sola. Evidentemente non era Così è scorretto soddisfatto di giocare come stava così. giocando la squadra. Intervento efficace del Cioè, non difensore riesco a che fare gli cerca di reagire interventi, con quella raga. palla. Neymar. Perso il Ancora. pallone. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Cross verso il centro dell'area. Non si fida, spazza via di pugno. Vediamo se crossa. Crossa verso il centro. Cross ben intercettato, ora deve spazzarla via. Kanté. Mbappé. Aubameyang. Capisce tutto, intercetta il lancio di Neymar. Ci sono metri per Neymar per andare. Cristiano Ronaldo. Kanté. Ronaldo. Occhio alle sovrapposizioni. Può colpire da lì. Kanté. Kanté intercetta bene il passaggio e interrompe l'azione. Vieira recupera il pallone. Prezioso qui Kanté nel recupero. E il pallone se ne va via. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Occhio al rimbalzo. Neymar. Recupera il pallone con un intervento facile. C'è spazio per andare. Ha segnato, Mbappé! raga. Oh, Ed è gol determinante nella deviazione della porco sinistra. Diaz, porco. Al 78esimo. Siamo di nuovo in parità, Ma grazie ai come nostri fai? avversari. Non, io non riesco a giocare, io non riesco a uscire dalla mia, da portare la palla. Io non gliela faccio a giocare con le Recupera il cose che pallone. laggano tutti quanti. Non ce la faccio. CR7, Non l'azione mi, cioè, non mi corrono i giocatori, sono fermi, mi fanno tutto. Tutto. interrompe bene l'azione intercettando il lancio. 600 secondi da giocare ancora. Mbappé, cercano di aprire la difesa avversaria. A metri per crossare. Che schifo. Fanno tutto i giocatori. Che schifo, ragazzi, che cazzo di schifo. Pronti per il calcio d'angolo, momento chiave della partita. L'allenatore opta per un cambio. Beh, direi che si affida a forze 1-1. fresche. Il calcio d'angolo di Neymar in mezzo. Lì Sì, sì, 1-1 può colpire. all'83esimo. Cioè, con questo è difficile che io segno. È stato fermo il Oh, ma ha pallone. perso la palla in difesa. Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale. Ferdinand. Werner. C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. Lozano. Vieira recupera il pallone. Kanté. Aubameyang. Mahrez. Pogba. Si avvicina all'area. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Kyle Walker. Ci provano ancora, non Ultima è azione, finita, vogliono 89esimo. vincere. Occhio a Werner. Kanté. Gran palla, attenzione. Werner. Tira fuori, la palla è ancora in gioco. Che cazzo si Sono sono persone. mangiati i miei? Mamma mia, pure il contropiede ci ho Da Mario preso. Barzaghi, quanti minuti restano ancora da giocare? Ultimo giro di lancette per chiudere questi 90 minuti. Grazie a Matteo Barzaghi per il contributo prezioso.
E il portiere recupera il pallone. Che schifo. Ma visto che si è mangiato Timo Werner al 90esimo, ma come si fa? Io a quelli lo scrivo che sto usando i buffetti, io glielo devo scrivere qua. Come faccio a trovare questo qua? Che figli. Madonna, che schifo. Poi è impossibile vincerla. Cioè, mi ci posso anche impegnare, ma è impossibile vincere. Dimmi come fai a vincerla. Ma come si chiamava qua? Non so come si chiamava qua. Ma non lo vedi che sta a fare la partita mia? Non lo vedi che sta a fare? Beh, non è quello, scusa. Io non riesco a giocare La la palla. stanchezza è ovvio, ma è fondamentale adesso mettere in campo tutte le energie e cominciare i supplementari. No. Gliel'ho scritto in inglese. Kyle Guarda che casualità. Ferdinand. Muore ripartita la linea. È Palla che torna nuovamente in possesso agli avversari. ripartita la linea. C'ho i giocatori che vanno veloci. Recupera bene Pogba. No, no, l'ha rimesso, l'ha rimesso. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Mi ne frega Passo niente, che lo prevedibile so. di Hazard, capisce tutto e intercetta. Sì. Occhio a Neymar. Neymar pensa anche al tiro. Interviene proprio all'ultimo e salva. Walker. Ah, wow, i giocatori mi sembra che giocano con il freno a mano pure. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Mbappé. Aubameyang. Neymar. Neymar. Palla in gioco. Portiere strepitoso. Mamma mia. Si è opposto da campione salvando il risultato. Ferdinand col pallone. Ma dove cazzo è andato Marcelo? A punta centrale. Chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto? Quello è andato a punta centrale, Marcelo. Io sto a giocare la palla con i centrali. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Sì. È iniziato il conto alla Ma a me non mi si muovono i 97esimo giocatori, raga, io ho i minuto. giocatori Lo fermi, minimo, quello per tutti i imbalsamati. giocatori di gara. Ecco Aubameyang. Mbappé. Occhio a Neymar. Gli ha fatto rigore! Quando ha messo la palla in mezzo! Non si può giocare così, ha fatto rigore Walker da solo! Al 108esimo, la partita è finita da 2 ore! Che cazzo di schifo! No, no, non me lo dico, Pier, non devi parlare, Pier, per favore. Non devi parlare, io gli vedo la testa, gli vedo, non parla. Il punteggio adesso Mannaggia la è di Madonna, 2-1. mannaggia.
Ha fatto rigore centrale la palla, dai, insomma. Guarda che vergogna, al 107esimo aveva dato un minuto di recupero, era arrivato a 108. Mannaggia la Madonna, mannaggia. Dopo dici bestemmi. Sta usando tutti i trucchetti del mondo, sto handicappato. Che schifo comunque, mamma mia, che schifo. Che schifo. Comincia il secondo tempo supplementare. Numero di Neymar. Aubameyang. La palla finisce fra i piedi di Viera. Lozano. Può avanzare. Cristiano. Occhio a Werner. Guarda la caparata, ma vaffanculo, va o FIFA, ma vaffanculo un'altra volta, va. Posso ripartire? Cristiano Ronaldo, portavoce tirato fuori. Oddio, che finto! Che cazzo sono finti? A portavoce tirato fuori, mamma mia, che schifo! Guardate che schifo, raga! Madonna, che schifo! A porta vuota tirato fuori. Ma vaffanculo, avanti, vai, passagli sopra, passagli. Che Intervento tecnico del schifo. difensore che intercetta il passaggio. Padroni di casa Che con la cazzo palla di vorrebbero realizzare schifo. questa sfida nel finale. Il pubblico ci crede. I giocatori sembrano stanchi, Pier, magari riusciranno a trovare energie nascoste grazie ai propri tifosi. Hazard. Lozano! Due pari, no Lozano, Hazard, dai, porca maiella. Due pari. Che schifo, hai visto Ronaldo a porta vuota ha tirato fuori. Ma come fa? Come si fa? Mi spiegate come si fa? Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Punta l'area, Paul Pogba, Aubameyang. Guarda, si è fermata la linea, mo. O Nico, si è fermata la linea addirittura. Passaggio che non era certo tra i più. Neymar. Aubameyang, Pogba. È Adesso il partito. pulsante di Hazard. Partito. Occhio a Timo. Werner. Pallone fantastico. Lozano. Ma porco di quella madonza! Occhio al traversone. Ecco Hazard. Può deciderla qui. Hazard, incrocio le mani! 122esimo! Hazard! Diamo! Diamo! Vai trucchetti, mo! Fai trucchetti! 122esimo! Fatti i trucchetti, fatti! Fai i trucchi, fai. Mamma mia, fai i trucchi, non li fai più? Fai i trucchi. Sto cazzo di ladro di merda. Ancora sta gente va in giro. Dici. Ma che cazzo di partita? Visto a porta vuota tiravano le ciabattate là fuori, miei. Mi devo fare pure le foto, che qua è pericolosa, eh. Qua mo dici che non ha vinto. Sto becchino. Grazie, Nico. Che schifo. Me ne ero uscito già dal torneo. Sto ladro. Sto cazzo di ladro. Si stava a rubare la partita. Ora, quando ho fatto il primo gol, mi ha messo praticamente non muovevo più gli omini. Io non li muovevo più. Finiti gli omini miei cadaveri dentro al campo. Gli omini hanno in mezzo al campo cadaveri.
Ma non sai che faccio? Siccome questo qua si pensa che è furbo, capito? No, si pensa che è furbo. Capito? Ancora conferma il risultato. Ma pure scritto, capito? Mi ha pure scritto. Vediamo che dice. Ha detto che la sua connessione non era, ha detto non sapeva perché la sua connessione era così cattiva. A te dormiva Nether, a te dormiva Nether. Anzi, innanzitutto tu fuori dagli amici, immediatamente. Poi è diventato che, non, che la sua connessione non era così cattiva. Innanzitutto via dagli amici. Il mal di goccia mi ci è venuto. Che ha scritto questo? Ha scritto Dico, per fare cosa, scusa, detto in modo disprezzato proprio alla grande. Se ti vai a rivedere la live, ha vinto, ha messo dall'inizio partita il trucchetto che dice quello che ti fa la gara di continuo. Christian contro Giovi, raga, gioca. Giovi, Christian Fenzi contro Giovi. Come chi è Giovi? Oh mio Dio. Pro player, il pro player dei progetti. Quello forte, oh Giovi che sta con il primo. Io ancora mangio per niente, raga, mangio per il cervelletto. Grazie, sei un amico, vero?
Eccolo, Miraia. Ciao. Mirai. Mirai, scusa. No, no. Che la sfida epica. Cioè, com'è possibile che ci abbiamo fatto la richiesta di amicizia qua? Cioè, già uscito il mio avversario. Com'è possibile? No, 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 no. Non poteva essere pronto. Vedi che non è. Non è uscito l'avversario. Quando è arrivata una richiesta di amicizia, non è uscito l'avversario. Sto al quinto turno, no, Mirai, non lo so. Vedi che la richiesta mi è arrivata? Che non è di nessuno, Jet Red. Di nessuno di miei due sfidanti. Vedi? Nessuno. Io non accetto nessuno. Ciao ragazzi, c'è una fame, non mi fai da c'è la mia bimba, vieni amore mio. Vieni. Eccola la mia bimbetta, la mia bimbetta, oggi guarda bene la mia bimba, ah mamma lei, ciao mamma, vedi, amore mio, oddio quando si chiama papà tuo, ciao. Vai ragazzi, vai, ci siamo. Il mio avversario sta giocando. Eccolo, ha vinto 5-2.
Lorenzi. No, no, quella è di destra. Qua 52, qua è forte. Secondo me questo ha fatto almeno 25 in foot. La scommetta sembra un pro player, capito? Dalla foto che c'ha sopra il profilo sembra un pro player. Eccolo qua. Ma ve lo dico, raga. Siete pronti? Vai. Sì, non me l'ho visto, non me lo dico. Jet Red M9 mi ha invitato, vado. Ha fatto 23. Mamma mia, qui c'è la squadra forte ancora. Non c'è le cone, ma c'è tutti i bestioni. È la prima gara della stagione fra questi rivali, potrebbero essercene ovviamente altre in futuro. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. Hanno deciso di schierarsi in campo col 4-5-1, ma con ispirazione offensiva e gli esterni di centrocampo chiamati al doppio lavoro. Potrebbero essere proprio loro a fare la differenza oggi con il loro dinamismo. Ecco come si schierano gli ospiti. L'allenatore ha optato oggi per il 4-3-3 con un tridente leggero, vuole metterla sulla velocità, sul fraseggio, sul palleggio per gli attaccanti. Sulla carta sembra un piano tattico perfetto, vedremo se anche il campo gli darà ragione. Mbappé! Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Varagna metri. Con la gara di oggi, Stefano, questo calciatore ottiene la presenza numero 250 con questo club. Esatto, Pier. Ormai i tifosi lo considerano un beniamino. E... occhio a Eusebio! Occhio al ribalzo! Cante, Mbappé, palla schizza via dopo il contrasto, Aubameyang, Hazard. Jordi Alba, buon possesso palla, cercando spazi, riconquista palla con il tackle, Mbappé, Cante, Marcelo, Neymar, c'è spazio per andare, Kanté deve arretrare qui,
Il pallone è per Eusebio. Lottan. Mbappé! Sicuro? Intervento del portiere che va in presa. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Può scambiare con il compagno. Mbappé. Kanté. Il pallone è per Eusebio. A metri per correre sulla corsia. C'è spazio per il cross. La mette in mezzo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Mbappé. Pallone per Eusebio. La palla finisce fra i piedi di Viera. Perdono il pallone. Neymar. Marcelo. Il pallone è per Eusebio. Il nome di Eusebio è legato indissolubilmente a quello del Benfica, un connubio che ha portato parecchi successi al club di Lisbona e allo stesso giocatore nato in Mozambico. Nel 1962 vinse la sua unica Coppa dei Campioni, nella finale contro il Real Madrid, dove segnò anche una doppietta. Neymar. No, no, sto concentrato. Kyle Walker. Lottan. Vieira recupera il pallone. Prova Eusebio, colpito il pallone dal difensore. Palla girata sulla fascia. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Vieira recupera il pallone. Ha intercettato, un ottimo occhio al tiro che può valere il vantaggio. Apre il gioco. CR7. Mbappé. Pogba. Aubameyang. Occhio, cerca l'area di rigore. No, gli hai dato rigore, non ha fatto un tiro fino a mo. Non gli hai dato rigore, gli ha dato. Ma come cazzo si può fare? Perché FIFA è così? Mamma mia, dai su, gli hai dato rigore. Ma come si fa? Ma come cazzo si fa? Su, ha dato rigore. Ma come cazzo gli è calato in mente? Oh, non ha fatto un tiro in porta, raga. Non ha fatto un tiro in porta. Che schifo. Aperto le marcature con questo gol 1-0. Mbappé. Il pallone è per Eusebio. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Ottima occasione. Guarda la parata dal gol, il portiere ci ha messo una pezza con un intervento d'applauso. Ha tolto la palla dalla porta con un balzo felino. Oh, ma come ha fatto? Mbappé. Di nuovo su Neymar. Mbappé. Pallone per Eusebio. Guarda là, non entra niente, c'è sottoscritto da là, non entra niente, raga. Non stanno facendo respirare gli avversari, vedremo. Traversa. E c'è la traversa. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Mbappé. Va sfortunato prima l'attaccante, conclusione che si è infranta contro i legni della porta. Potevano pareggiare. Lancio prevedibile di Hazard, capisce tutto e intercetta. Cristiano, buon possesso palla, caccia di spazi. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Ma a chi l'hai data? A chi l'hai data, pezzo di merda? A chi l'hai data? Gli ha fatto fare il contropiede a sto handicappato. Kanté. Pogba. Lottin. Ha segnato 2-0 al 47esimo, è finita, io faccio 100 tiri in porta, porco Dio, 100 tiri ho fatto, super scritti di contro, poi 2 tiri, 2 gol, ha fatto pure rigore apposta il computer, sto schifo, mannaggia la maiella, mannaggia, questo è lo schifo di FIFA,
due tiri, due gol, 57% di possesso palla, 7 tiri in porta. Schifo, schifo il gioco. Ecco che, ecco chi vince a sto gioco. Porco di quella Madonna, porca. Che schifo, tutto script da traversa a porta vuota, ma ha preso il gioco. Che schifo. Dai, para tutto, dai, para tutto, vai. Dai, para tutto, para. Che schifo. Un sospiro di sollievo, è stato davvero strepitoso in quell'occasione. Capisce tutto. Che schifo di gioco. Sto a giocare contro un cieco. Di condizionare la sua gara, doveva metterla da lì. Come ha fatto? Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Stefano, come giudichi finora la prova di Mbappé? La sua tenacia viene premiata con un gol che permette alla sua squadra di chiudere il primo tempo in vantaggio. Il tecnico spera che possa ripetersi sugli stessi livelli anche nella ripresa. La palla finisce fra i piedi di Vieira. Palla buona per Cerri. Dai, 2-1, dai, dai. Qui non ci ha messo una nota in campo fino a mo. Non ci ha messo una nota. Non ci ha messo, non ci ha messo una nota. Sergio Ramos, colonna del Reale della Nazionale. Sergio Ramos è certamente fra i difensori più completi del panorama mondiale. Schierato come laterale agli inizi della carriera, si è spostato al centro della difesa. Ecco Aubameyang. Vieira recupera il pallone. La stagione 97-98, gran palla in mezzo. Attenzione a CR7. La sterzata verso il centro. La parata. Salgono le torri, è pronto Marcelo dalla bandierina. Cross verso il centro dell'area, senza problemi qui la difesa, tentativo di pressing. Un altro ottimo passaggio. Arbitro che... Assurdo comunque, assurdo. Partita finta, porca maiella, assurdo, raga, assurdo. Ferma il gioco. Assurdo, partita finta. Varane. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente. Asa! Buona la parata impresa da parte del portiere. Mbappé. Cristiano, bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Cerca l'appoggio al compagno. Prezioso qui Kanté nel recupero. Pallone profondo, pericoloso. Lottin. Occhio al crosser Griezmann. Ha segnato. Un che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare per gli avversari. È ancora presto però per cantare. Tutto offensivo, cioè, raga. Che cazzo vuoi giocare? E vuoi giocare? Gli ha regalato due gol alla squadra. Che schifo. Vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Cercano di aprire la difesa avversaria. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Attenzione a CR7. La palla finisce fra i piedi di Vieira. Attenzione, pericolo! Buona triangolazione. Aubameyang. Aubameyang, profondo. Si porta in mezzo. Per questo fallo l'arbitro ferma il gioco. Kyle Walker. Intercettano bene il pallone. Varane.
Bella Rabi. Werner. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Oh raga, mi lagga tutta pure la partita questa qua. Palla interessante nello spazio. Palla buona per Aubameyang. Cerca la rete. Ribatte il difensore. Cristiano Ronaldo. Ancora un passaggio perfetto. Palla interessante di Hazard. Pato, buon pallone filtrante. Palla interessante per Hazard. Aubameyang! Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Che schifo di partita scritturata. Bella Rabi. Ecco Hazard. Ottima occasione. Hazard! Non trattiene? Occhio alla possibilità. Portiere che non si è lasciato sorprendere e ha detto di no all'attaccante con un super intervento. Werner. Kanté. Guadagna metri verso l'area. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Ci sono metri per andare. Bella Rabi. Partono in contropiede, c'è spazio. Ha spazio davanti a sé. Ancora due minuti da giocare. Buono il recupero, possono ricominciare. Guarda Ronaldo, guarda Scalini in mezzo al campo. C'è il fallo e dunque punizione. Punizione. 120 secondi, il recupero segnalato dal quarto uomo. E vediamo cosa ci riserveranno. Hazard. Aubameyang. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ecco palla interessante di Hazard. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. De Gea. Tempo scaduto, arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il primo scontro fra queste due rivali si è risolto con una sconfitta difficile da mandar giù. Sono sicuro che assisteremo ad altre sfide tra queste due formazioni. Sì, parli, non si manco lo riesce di dare. Ha contribuito al successo finale con una buona prestazione, con un gol. È tutto pronto, l'arbitro. Guarda, ti vanno perché sei stupido, non capisci, ma quando sei lungo. Ho perso.
Alza Nine, grazie. Schizzo, tu non sai niente, non sai. Purtroppo ho vinto io, a te fa male, l'invidia fa una brutta bestia, lo so. Ragazzi, chiudo la live. Non avevo la webcam, idiota. Idiota. Vedi che parli, non capisci un cazzo. Oh, ma io non lo riesco a mettere in demout. Perché non mi si mette in demout, raga? E bannalo. Entra via che ti metto moderatore. Bloccalo, bloccalo. Ragazzi, chiudo la live. Obi, entra, saluta che ti metto moderatore. Ottimo, si faceva a mettere Oni, come si faceva a mettere moderatore? Sì. Aspetta, che hai detto Eleni? Aggiungi moderatore, fatto. Fatto, fatto, via. Siamo moderatore. Visto? Ampara che chiudo la live. Ciao ragazzuoli, grazie per avermi seguito. Ci sono 8 persone in live e io chiudo la live, capito? Ciao ragazzi.